Siamo in collegamento con il farmacologo oncologo Antonio Marfella. Grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, dottore. Buongiorno Fabiola, grazie a voi, grazie. Allora, si discute molto di questa campagna vaccinale che in Italia stenta a decollare troppo a rilento per raggiungere quell'immunità di gregge. Occorre invece tempestività di intervento, vaccinazione quante più possibile al giorno. Quanto disturba ancora leggere il caso dell'AstraZeneca ad Anagni? Sono state trovate 29 milioni di dosi che però, insomma, assolutamente inutilizzabili qui da noi. Cosa è accaduto? Io sono come voi, non sto all'interno, però da quello che ho letto e da farmacologo ritengo che sia una cosa molto grave. La mia opinione è questa. La quantità rilevata, che tra l'altro è stata non scoperta dall'Italia, ma segnalata direttamente dal commissario europeo, quindi dai vertici dell'Europa, è una quantità enorme, cioè sufficiente in piena pandemia, in piena terza ondata, a quello che sarebbe il nostro fabbisogno nazionale per essere, diciamo, alla pari. Se non, e infatti pare che il problema discenda proprio dal fatto che questi vaccini in deposito ad Anagni sono stati prodotti in Europa, ma destinati all'estero, non al mercato europeo, perché la fabbrica che li ha prodotti non è stata, ancorché localizzata in territorio europeo, non è stata ancora controllata ed autorizzata dai nostri organismi regolatori europei, in particolare l'EMA, il che pone moltissime domande sulla trasparenza innanzitutto dei meccanismi di produzione dei contratti che sono stati fatti, ma ci pone moltissime domande sulla produzione in qualità di questi vaccini. Concetto, se questo stabilimento non è stato autorizzato dall'EMA ancora, vuol dire che l'EMA ancora non si è assunta la importantissima e gravosa responsabilità di garantire a tutti i cittadini europei la produzione di un vaccino così delicato in sicurezza e in qualità. Stiamo vivendo tutti i problemi legati alle reazioni e gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, per cui questa, diciamo, responsabilità è una responsabilità importantissima. Non avendo ancora l'EMA ottemperato a questo obbligo, è evidente che la domanda è duplice, non soltanto perché da un punto di vista commerciale non possiamo utilizzare prioritariamente quello che, attenzione, non è prodotto, ma è infialato. Fino a che punto è in sicurezza? Dal momento che la mancata autorizzazione dell'EMA non garantisce la produzione in qualità e quindi in sicurezza di questi importantissimi vaccini. Come vedete, sono moltissime le domande che si aprono e non sono strettamente ed esclusivamente commerciali. Quindi praticamente è chiaro, insomma, questo crea ancora più diffidenza nei confronti del vaccino. Stiamo assistendo in questi giorni ad una diffidenza, diciamo, legittima dovuta a quei casi, che poi sono stati accertati non essere direttamente collegati al vaccino, ma questo poi soltanto la scienza potrà dire in futuro, quanto e se c'è stato un collegamento. Però chiaramente questa situazione ponendo questi dubbi, allontana ancora di più il cittadino dal vaccino. Non posso dire che non è così, perché sono anche direttamente coinvolto, sono testimone di effetti collaterali anche, diciamo, significativi che certamente inducono dei dubbi nei vaccinati e soprattutto per la seconda dose. Adesso abbiamo un doppio problema legato alla necessità di vaccinazione veloce, ma anche alla necessità di garantire i soggetti di prima linea, come le nostre forze dell'ordine, i nostri docenti,
di vivere questo periodo già così difficile con una certa tranquillità. Io come sanitario e come soggetto fragile ho praticato lo Pfizer e devo dire che non mi risultano effettivamente significativi effetti. Oltretutto abbiamo controllato gli anticorpi, diciamo i vaccini a RNA messaggero sono tecnologicamente più avanzati e oggettivamente mi danno più sicurezza visto tutte queste storie che non mi piacciono, cioè questi problemi di produzione tra nazioni, chi infiala, chi produce, certamente non mi danno anche garanzie di serenità sulle autorizzazioni EMA che ancora non ci sono. Quindi praticamente si è aperto un ulteriore caso sull'AstraZeneca. Le chiedo da farmacologo e da medico in primis, sarebbe giusto che la scelta sul vaccino ricadesse sul paziente, sul cittadino, con chiaramente la collaborazione stretta e dietro stretto consiglio del proprio medico di fiducia? Allora, siamo in piena pandemia, non possiamo giocare e dobbiamo andare velocissimi. È possibile però, e ritengo si debba considerare un'altra possibilità, che laddove non mi sento sicuro, a spese mie, posso ottemperare all'obbligo vaccinale. Il vero problema è averne a disposizione. Se le case come la Pfizer, o meglio ancora l'Italia stessa, come sto supplicando da tempo, comincia a produrre in proprio i vaccini anche tecnologicamente avanzati come quello Pfizer e in qualità e sicurezza, nulla vieta, ritengo, che la scelta della vaccinazione possa essere anche fatta laddove sia possibile presente il vaccino per le categorie di prima linea a spese proprie della serie. I poveri docenti che già non hanno uno stipendio eccezionale, ma se non si sentono garantiti dall'AstraZeneca, riterrei opportuno farli pagare e ottemperare a spese proprie all'obbligo vaccinale con un altro vaccino a loro scelta. Beh, questo insomma si apre chiaramente uno scenario nuovo su questa analisi. Io credo insomma che comunque si debba andare verso la possibilità di scelta del cittadino. Ogni cittadino ha diritto a scegliere le proprie cure, immagino ancora abbia più diritto a scegliere un vaccino laddove il vaccino non è obbligatorio, quindi il paziente firma un consenso informato a scegliere quale vaccino farsi inoculare. Fabiola, a spese proprie è giustissimo, a spese tue è giustissimo. Lo Stato italiano deve farsi carico e onere anche di garantirci, pagando lo Stato, della qualità dei vaccini. Io credo ai nostri, o do fiducia e molto ai nostri organismi regolatori, se li fanno lavorare. C'è troppa mancanza di trasparenza, c'è troppa poco chiaro, c'è troppa guerra commerciale attorno ai vaccini. E questo mi preoccupa. Poi la libertà di scelta deve essere sempre garantita, ma ovviamente a spese proprie. Lei è per la obbligatorietà del vaccino laddove questo venisse deciso in altre sedi, naturalmente? La obbligatorietà non è un vincolo, né un obbligo. Senza essere obbligati, il 99% dei medici si è vaccinato. È evidente che anche io, che adesso ho fatto lo Pfizer, stiamo in effetti vivendo una sperimentazione nazionale e diciamo questo ci dà garanzie. Avendo pure io adesso l'obbligo di farlo, peraltro con AstraZeneca, è chiaro che anche io adesso avrei dei dubbi. Ma per ottemperare all'obbligo io non vorrei assolutamente sì, mi pago io, se me lo fate pagare, pago, però me ne posso fare un altro, se è possibile. Perfetto, grazie mille sempre per la sua chiarezza, ci vediamo nei prossimi collegamenti, arrivederci e buon lavoro. Grazie, auguri a voi, auguri a tutti, ne abbiamo molto bisogno.